volevamo anche fare un video per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al nostro canale e quindi aspettiamo la socia, dai! Ciao amici, benvenuti tutti in camper. Ciao viaggiatori, ben saliti a bordo. Mentre Anna sta mettendo a posto tutto quanto quello che ha comprato qui alla Coal. Oggi faremo la pubblicità alla Coal. L'altra volta l'abbiamo fatta al Conad e quindi niente. Ci siamo fermati un attimo per una nuova avventura e niente, adesso aspettiamo un attimo Anna che si siede qui a fianco a me e poi volevamo anche fare un video per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al nostro canale e quindi aspettiamo la socia, dai! Anna, quando ti manca ancora? Dove sei? Saluta al popolo qui! Saluta! Wow! Eccoci, eccoci, eccoci in partenza. Non vi è mai capitato di preparare un camper a fine settimana e poi non sapete dove andare? Partire senza destinazione, decidere al momento. Partire senza destinazione, come ha detto Anna, così, ecco, non si sa dove andare. Però adesso noi andiamo dal nostro amico, perché camperista, e quindi insieme a lui decideremo dove andare. Bene, eccoci qua. Allora, approfittiamo dell'occasione per ringraziarvi tutti per di quanti vi siete iscritti al canale. Abbiamo superato i 100, vi ringraziamo fortemente. Un applauso che abbiamo raggiunto il top. No, fatti gli scherzi. In effetti non speravamo in pochissimo tempo aver raggiunto più di 100 iscritti sul nostro canale. A noi ci fa veramente piacere, perché per noi è una soddisfazione, cioè è un divertimento come tanti altri. Cercheremo di aumentare, no? Certamente, adesso forza, dobbiamo arrivare a 200 in pochissimo tempo. Datevi da fare. Quindi niente, cercate di darvi da fare se potete, aiutarci a crescere, perché noi vediamo tanti video di altri iscritti, che noi ci siamo iscritti su altri canali, quindi vediamo video di quelli che si sono iscritti sul nostro canale e prendiamo spunto, no Anna? Sì. Prendiamo spunto da loro, no? Sì, sì, chiaramente come noi prendiamo spunto da loro, loro possono prendere spunto da noi, è comunque un modo per avere delle nuove idee. Aspettiamo che i nostri amici chiudono il loro negozietto laggiù in fondo. Anna è già pronta per l'attacco, Victor lo stesso. Siamo parcheggiati qui all'interno della Troni e adesso aspettiamo un attimo i nostri amici che arrivano, loro sempre con il Kentucky. Eccolo qua, bel camper Kentucky Camper, auto Fioretti, bello proprio. E noi invece andiamo con il nostro Rimor 678 Super Brick. Eccolo qua, il nostro camperozzo, dove questi due giorni passeremo una piccola vacanza, e quindi ci andiamo a fare un fine settimana su un'altra città, un po' come si dice, un po' tranquilli. Ok, ci mettiamo in viaggio. Victor, andiamo? Sali? Dai.
prima sosta della giornata, andiamo a vedere i nostri amici che stanno facendo benzina. Complimenti! Ecco, allora mo accettiamo bancomat, carta di credito, banco posta. No, non funziona. Quindi? Ma quindi gli muovi? Dove la fai? Perché fermo sul manico. Ah, giusto, va bene. Niente, qui non funziona, riprendiamo il viaggio. Via, 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 via. Victor, dai, sali. Forza. Muovete. Dai, vai. Non funziona il serbatoio. No, c'ho il serbatoio, il distributore. Forse è andato in tilt. Ok, riprendiamo il viaggio. Victor, come sta andando il viaggio secondo te? Sta andando bene? No, non stiamo bene? Ma ti sei preso proprio giù sotto così? Sei tu questo? Arrivati all'aria sosta. Allora, camper Fioretti si è messo sul posto di Sebastiani al numero 20, mentre Sebastiani si è messo sul posto, vediamo qua che numero è, ecco, sul posto numero 18 dei Fioretti. Mai che ci azzeccammo una volta a fare le cose, mai, sempre per colpa sua. Fioretti e Sebastiani, dai un morcicotto, Victor, mordi. E mentre io sto facendo la ricerca qua satellitare della televisione, andiamo a vedere Anna cosa ha preparato.
Allora, cosa hai preparato? Spiegaci la cena di questa sera. La ciccetta e pomodori con i cetrioli. Ah, ciccetta con cetrioli e pomodori. Victor già si è messo in pole position. E quindi noi facciamo cena, perché è anche tardi, sono le 9 passate. Quindi vi salutiamo e ci risentiamo domani mattina. Buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti e seguitate a seguirci, mi raccomando, perché domani sarà una grande avventura. Ciao, buona cena. Ci troviamo a Pioraco, questa notte ha fatto 12 gradi, stavamo a 12 gradi e stamattina, che sono le 8 e 10, fanno sui circa 18 gradi. Quindi andiamo a preparare la colazione e per me, per Anna e per voi. Amici stanno ancora dormendo, ecco qua, e Anna pure sta ancora dormendo, noi facciamo un'abbondante colazione, fette biscottate con marmellata e una bella tazza di latte e caffè. A dopo.
Eccoci in partenza. Saluto. Troviamo questo negozietto, mi piacerebbe prendere questa girandolina. questa non gira la girandolina. Una girandolina. Ah, ecco, dai, abbiamo questa, guarda quanto è carina. È il boss del negozio, no, questo. Il vice boss. Ah, il vice boss del negozio. Ma qui non troviamo solo la girandolina, troviamo anche gli gnometti. Carino, gli gnometti. Puzzle. Bamboline. Troviamo tutto qui a Piorago. Buongiorno. Quindi abbiamo preso il gnometto. Avete fatto 13. 13. Abbiamo preso la girandolina e lo gnometto. Eccolo qua, lo gnometto. La gnometta. E dopo una lunga pedalata parcheggiamo la bicicletta e ci andiamo a prendere un caffè al bar qua dietro. Buongiorno a tutti. E mentre alcuni stanno lì a non fare nulla, ad oziare, e quindi c'è chi dorme, noi invece come al solito dobbiamo lavorare, quindi cambieremo una spina, faremo una prolunga, quindi metteremo questa, perché utilizzeremo eventualmente questa spina qui, quindi attaccheremo questa spina in questo modo, metteremo un tavolo e qui potremo utilizzare questo accessorio per il computer o qualsiasi cosa che va a corrente. Ok, ciao. Thank you.
insegnando, per me.